Quando ci si mette alla guida, la sicurezza è fondamentale, soprattutto se si viaggia su due ruote. Se a non essere sicuro, però, è proprio il nostro veicolo, i fattori di rischio aumentano. Abbiamo deciso di effettuare alcune verifiche sui modelli di scooter Gilera Runner, prima serie, dopo aver ricevuto due segnalazioni. In due diversi casi, infatti, in seguito a incidenti di moderata entità in cui sono stati coinvolti due modelli di scooter Gilera, si è verificata l'improvvisa e abbondante fuoriuscita di combustibile dal serbatoio e il successivo incendio del veicolo. In entrambi i casi i conducenti sono rimasti feriti in maniera grave, riportando anche ustioni di secondo e terzo grado su buona parte del corpo. Siamo così andati al centro CSI di Bollate per effettuare due crash test su questi scooter e verificare la difettosità della loro struttura. La particolarità della linea Runner Gilera prima serie, infatti, è quella di avere il serbatoio del carburante posizionato nella parte anteriore, all'interno della cosiddetta curva ventrale, ovvero la zona circoscritta dal montante alto, dal tubo obliquo e dal tubo di sterzo. È proprio questa conformazione a provocare, in caso di incidente o di urto frontale, lo schiacciamento del serbatoio e la successiva fuoriuscita di combustibile. Abbiamo diviso il test in due prove per analizzare il comportamento dello scooter in due impatti diversi. Nel primo crash test abbiamo fatto scontrare il veicolo direttamente contro una barriera fissa, alta fino alla fine del muro, e quindi proprio per simulare l'urto contro un muro, un crash test facilmente ripetibile. Lo scooter, lanciato a una velocità di 45 km/h su una barriera fissa, ha riportato danni localizzati soprattutto sulla parte anteriore. L'urto ha causato lo schiacciamento del serbatoio, che durante l'impatto è stato forato da una vite di fissaggio della carena e si è verificata la rottura del tubo di alimentazione. È da qui che è fuoriuscita una grossa quantità di carburante. Ma vediamo come si comporta il Gilera Runner se viene fatto scontrare contro una barriera diversa. Stiamo per eseguire la seconda prova di crash test, in cui faremo impattare questo scooter contro una barriera bassa per simulare l'urto contro una fioriera o contro un guardrail. In questo caso vogliamo simulare un incidente che è avvenuto realmente e che ha causato dei seri danni all'occupante. Sul veicolo sono state fissate delle zavorre che simulano il peso del conducente. Anche in questo caso il motorino ha riportato diversi danni. Abbiamo notato che c'è stato un arretramento della ruota, come nel primo crash, ma molto più evidente. Questo ha portato a una deformazione del telaio che ha schiacciato il volume del serbatoio e quindi c'è stata una fuoriuscita importante di combustibile. Come altro consumo chiediamo il richiamo del modello Gilera Runner prima serie da parte del produttore Piaggio e continuiamo a tenere sotto controllo la situazione. Per ulteriori aggiornamenti potete visitare il sito www.altoconsumo.it.